imparare un genere musicale che nasce dall'improvvisazione per diventare uno stile di vita. È questo che propone il campus, una vera e propria scuola di musica organizzata all'interno del Green Jazz Village, in collaborazione con l'orchestra Mosaico, dove giovani musicisti possono perfezionare il proprio talento seguendo corsi organizzati in base agli strumenti e sentirsi così totalmente partecipi del Fano Jazz by the Sea, vivendo un'esperienza collettiva altamente formativa. Il campus musicale è un'idea che già c'è da diversi anni, è un workshop con ragazzi dai 10 anni in su che provano tutti i giorni, suonano tutti i giorni in piccoli gruppi e quindi, come dire, imparano a suonare, imparano anche ad avere dimestichezza con quello che è il linguaggio del jazz, quello dell'improvvisazione. Comunque la cosa importante è che hanno questa esperienza collettiva di imparare a suonare. Ragazzi appassionati di musica che arrivano da tutta Italia senza una particolare didattica pregressa per apprendere in una sola settimana di esercizio intensivo l'arte dell'improvvisazione e della condivisione musicale. Come si insegna la musica jazz ai ragazzini? Quasi quasi è più facile farlo con i ragazzini che con quelli più grandi, nel senso che è una musica molto spontanea, quindi quando lo si prova dall'inizio così senza avere troppe cose già conosciute per la testa è più facile suonare liberamente, però ecco, questa genuinità alla fine è forse più facile trovarla proprio quando si è all'inizio, quando si è piccoli soprattutto, ecco, che quando si è già avanti negli studi. Ognuno viene da un'esperienza diversa, però qui li mettiamo insieme per suonare e quindi facciamo delle cose che alle volte è anche un po' più difficile farle a scuola per una questione di strutture, di tempi, eccetera. Diciamo che facciamo in una settimana, mettiamo su un programma che a scuola ci mettiamo 2 o 3 mesi a volte, no? Ma perché sono diverse le dinamiche, le situazioni, è una cosa obbligata in questo modo. Però ecco, i ragazzi si trovano qui insieme per fare musica insieme, ecco, che non è così scontato trovare situazioni. Come nelle ultime 7 edizioni del Green Jazz Village, porte aperte anche ai più piccoli con l'area Baby Friendly, dove ai bambini dai 6 ai 10 anni viene insegnato il canto corale attraverso esercizi di socializzazione per arrivare ad esibirsi sabato 29 luglio insieme all'orchestra Mosaico, coronando l'impegno sia dei giovanissimi allievi che dei loro insegnanti. Abbiamo inserito all'interno, diciamo, di questo progetto tutto ciò che riguarda una metodologia, chiamiamola così, che riguarda proprio al gioco all'interno, giocare cantando, giocare suonando, e quindi i ragazzi e i bambini si divertono tantissimo, però intanto imparano il repertorio e quindi sabato avremo proprio il concerto, molto interessante perché appunto abbiamo questa parte di bambini che non si sono mai approcciati alla musica, quindi imparano tutto a memoria, tutto attraverso l'ascolto, il movimento, il gioco, mentre abbiamo i ragazzi più grandi, quindi l'area diciamo orchestrale, dove abbiamo bambini e ragazzi che già hanno intrapreso uno studio formale dello strumento e quindi con loro il lavoro è sulla lettura degli spartiti, sul lavoro di sezione e sul lavoro anche molto dell'improvvisazione, quindi è un lavoro molto articolato, però poi alla fine abbiamo questa bellissima parte di contatto dove tutti possono suonare insieme.